Ormai l'intro voi così l'avete già capito, voi l'avete già capito che non è un video editato, ormai lo capite allo sfondo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti su InSport, sul mio canale. Allora, come al solito sto registrando sempre di sera, dietro il video precedente, a questo che non so se uscirà, insomma, come uscirà la programmazione, poi la decidiamo step by step. Però sono le 10:30 di sera, non posso gridare, mio padre sta già dormendo, quindi cercherò di parlare, non gridare, perché è l'unico momento in cui posso registrare senza avere i trapani in casa fondamentalmente. Ormai vicino, l'avete capito dai video precedenti, vicino a casa mia, proprio attaccato alla casa a fianco, stanno facendo dei lavori. Stanno, non lo so, dei lavori che vanno avanti da mesi, non ho capito che tipo di... Penso che stiano rifacendo talmente l'appartamento, arrivato a sto punto, perché non mi so spiegare. Stanno trapanando da veramente, forse da 3 mesi. La situazione diventa insostenibile. Alle 3 trapano, alle 10 trapano, alle 11 trapano, all'1 si stoppano, mangio io, quindi non me ne faccio niente. Comunque ragazzi, oggi questo video è un po' particolare, parliamo di un argomento a me molto caro, come tutti quelli che porto sul canale, ormai è una frase che avete sentito più e più volte, ed è quella della manutenzione degli attrezzi. Io questo video è riferito principalmente a chi ne fa uso degli attrezzi, quindi a tutti noi, ma soprattutto a chi li ha, ok? I proprietari delle palestre. Io mi sono fatto male e ho dovuto saltare un anno di allenamento di gambe proprio perché la manutenzione degli attrezzi non era stata fatta. Perché durante uno squat mi si è sganciato un blocco del bilanciere olimpionico, un blocco di... Io ero un carico di 180 kg in squat in piena accosciata, e se avete visto poi le immagini su Instagram, voi vedete, invito sempre a seguirmi sulla pagina i.sport.fit, vedete che io cerco di scendere sempre il più possibile, come dovrebbe essere fatto, però in quel giorno si mollano praticamente solo 5 kg da un lato. 5 kg che su un peso di 180 kg sembra niente, però squilibrano totalmente il movimento. In accosciata massima ho dovuto buttare il bilanciere dietro e facendo questo movimento il mio ginocchio è andato KO. Perché? Perché era la ottava serie di carico, era un ciclo di forza, le fibre erano già stanche, sfibrate di loro e naturalmente a causa di questa cattiva manutenzione, che poi ha portato, abbiamo visto che era un blocco che non era avvitato, si era svitato durante l'esecuzione, insomma, tralasciando i dettagli, a causa di questa cattiva manutenzione, io ho passato 5 mesi 2 mesi di tutore e stampelle e 5 mesi dove non ho potuto camminare e deambulare in maniera decente, e poi adesso un altro mese e mezzo tra operazione e tutto quanto. Bene ragazzi, la manutenzione degli attrezzi deve essere fatta, a parte perché molte assicurazioni, non tutte ringraziando Dio, però molte assicurazioni ripagano soltanto i danni permanenti, quindi se voi avete fatto, vi create un danno permanente, l'assicurazione vi paga. Altre invece, se i danni non sono permanenti, non vi paga per un cazzo di nulla. E naturalmente non sto parlando di tutte le assicurazioni, me ne guarderei bene tutte le aziende. Una parte però è fatta così, bella cacata, però io non ho preso un euro da questo danno che mi sto portando ormai da un anno, perché mi è stato risposto proprio in questa maniera, come vi sto dicendo io. E la manutenzione degli attrezzi va fatta per un semplice motivo, perché io vivo a Crotone, ma questo si può ripercuotere tranquillamente in tutta l'Italia. Se mi faccio male in una palestra, io in quella palestra non ci vado più, ok? E tantomeno io eviterò di fare altra attività fisica, tralasciando che io ci lavoro con l'attività fisica, è una passione, quindi anche con un ginocchio rotto io sono andato comunque ad allenarmi. Però voi pensate ad un soggetto medio che se sta avvicinando all'attività fisica si smolla un bilanciere, un peso, una corda, quelle che delle macchine isotoniche si smolla, questo soggetto si fa male, oppure anche senza farsi male capisce che la macchina si rompe e lui capisce che al passato poteva farsi male, è andato incontro al pericolo. Quel soggetto non metterà più piede in una palestra, è un utente che si perde e soprattutto è un soggetto che rimarrà a casa sul divano senza fare un cazzo, ed è un soggetto che molto probabilmente si diventerà pigro, diventerà praticamente fondamentalmente un soggetto medio, non si proprio
flaccido, mangerà male, nessuno lo educherà all'allenamento, all'attività sana. La manutenzione degli attrezzi non è soltanto una responsabilità verso la clientela, è una responsabilità verso la società in toto, ok? Perché? Perché a parte dal punto di vista assicurativo, che può coprire o meno, è una responsabilità che la palestra ha nei confronti di chi utilizza l'attrezzo perché lo deve mettere in sicurezza, ma soprattutto se la società capisce che quella palestra è sicura perché viene fatta manutenzione e comunque anche pulizia, ok, che è un'altra cosa importantissima, a livello societario, a livello proprio a livello sociale, si può spargere una voce e può aumentare l'afflusso di gente in quella palestra. Non è marketing, è semplicemente una questione che, ok, l'introito economico c'è, ma voi pensate che su una popolazione, da noi siamo 60.000 abitanti. La palestra, 100 persone si iscrivono, si capisce che quella persona, che quella palestra va avanti, è ben fornita, ha degli buoni attrezzi, manutenzione, le persone sono attente, il personale e quant'altro. Da 100 persone, 400 diventano 400, ok? Voi avete tolto 400 persone dal divano, ok? Dalla sedentarietà, dal cibo spazzatura, dalla televisione, dai programmi della D'Urso, li avete tolti voi, da amici, li avete tolti, li avete mandati in palestra ad allenarsi, a tonificare, a fare del bene, ok? Voi partite con 100 persone, ok? Quella vi sparge la voce che la vostra palestra è una merda, voi ne perdete 70, ok? Avete costretto 70 persone, ok? A stare davanti alla televisione. Questo parlo di responsabilità. La manutenzione è un qualcosa che è una sicurezza nei confronti dell'utenza della palestra, ma deve essere anche a livello proprio della società. Voi avete una responsabilità. Quando aprite una palestra, non state aprendo semplicemente una palestra per fare i soldini, per farvi fighi, ok? State aprendo una struttura che a livello della società, ok, ha una responsabilità seria, quella della salute delle persone. Va bene, io mi incazzo su sto fatto perché vedo un sacco di palestre che manutenzione non se ne fa. Attrezzi vecchi, attrezzi non oliati, corde per macchine isotoniche vecchie, bilancieri smontati, manubri fatiscenti, tutti con plastica che cade, gomme e quant'altro. Non è così, non è così che bisogna fare il pavimento che si scolla. Non è così che una palestra va mantenuta. Una palestra deve essere il tempio del fitness, ok? Ah, ma i vecchi bodybuilder si allenavano nel cemento. I vecchi bodybuilder si potevano allenare come cazzo volevano, ok? Io sto parlando che adesso, perché in America funzionano altri tipi di regole, ok? Quello che volete. Voi avete una responsabilità nei confronti della clientela e della società. Punto. Ok? Perché voi portate avanti lo sport, non i soldi che vi intascate. Semplicemente questo. Quindi occhio, attenzione all'utenza che viene e soprattutto agli attrezzi che avete. E se sono vecchi, fatemi il cazzo il favore di cambiarli, perché non potete stare con attrezzi del 15-18 che ormai sono arrugginiti, vecchi, pesanti di per sé perché non funzionano più, ok? Dove una persona, tutti scollati, se hanno la pelle tutta mangiata. Non è possibile, non è possibile, va bene? Grazie. Spero che anche questo piccolo video, concluso qua, vi sia piaciuto, ragazzi. Era giusto uno sfogo personale, va bene? Buon allenamento, Dainsport. Ciao ciao!